Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Fabio De Luigi si è reso protagonista di un episodio estremamente imbarazzante in pubblico. Lo ha fatto davanti a tutti. Stiamo parlando di uno dei comici più famosi degli ultimi anni, attore, personaggio televisivo italiano dalla grande creatività. Fabio De Luigi è senza dubbio per molti un punto di riferimento per la comicità con le sue imitazioni ed il suo sarcasmo si è affermato al cinema e in televisione da diversi anni. La sua versatilità lo rendono un'icona italiana e con il tempo si è guadagnato l'ammirazione di un vasto pubblico. De Luigi debutta nel 1990 al concorso La Zanzara d'Oro. A questo traguardo seguono diversi spettacoli teatrali, fra cui La vera storia di Fabio e Tafano Show. Ma la popolarità arriva quando prende parte prima a Zelig e poi in qualità di membro del cast fisso delle trasmissioni Mai dire della Jalappas Band. Una carriera ricca di successi che però di recente potrebbe aver subito una forte battuta d'arresto dopo che l'attore si è reso protagonista di un episodio molto spiacevole per il quale non è in grado neanche lui di dare una spiegazione. Si tratta di qualcosa di imbarazzante che vede coinvolto l'artista romagnolo, un segreto venuto alla luce solo adesso durante un'intervista. L'attore avrebbe fatto un gesto un po' disgustoso ma che comunque ha causato l'ilarità di tutti i presenti. Fabio De Luigi sarà il protagonista di una nuova serie Amazon chiamata proprio Amazon Fabio De Luigi, dedicata al comico italiano che riprende un po' i suoi soliti personaggi e gli sketch già noti. Ci saranno moltissimi ospiti e il programma sarà disponibile a novembre per i clienti della piattaforma streaming. Certamente, lo show non può che essere un vero successo soprattutto dopo il racconto fatto dall'attore durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Alessandro Cattalan. Ospite nel programma stasera c'è Cattalan. Per pubblicizzare il suo nuovo format Amazon Fabio De Luigi ha confessato di aver letteralmente ciucciato qualcosa durante la registrazione di un siparietto. Presente anche Carlo Cracco che ovviamente è rimasto completamente scioccato dalla scena. Ma cosa sarà passato per la testa di De Luigi? Incalzato dalle domande scomode di Alessandro Cattalan, Fabio De Luigi ha dovuto finalmente spiegare un episodio specifico che lo ha messo davvero in imbarazzo. Il comico ha raccontato che questo particolare evento lo ricorda come uno dei strambi della sua carriera ma anche a dir poco inspiegabili. De Luigi, infatti, mentre imitava il celebre pasticcere Iginio Massari accompagnato dal vero cuoco Carlo Cracco ha preso l'assurda decisione di togliersi il calzino e di ciucciarsi il dito. Insomma, un gesto che non ha un apparente senso e solo per metà scripted. Fabio davvero non riesce a spiegarsi il perché di questo strambo fatto. Forse si è trattato di una forte voglia di far ridere che però ha generato un tipo di atteggiamento un po' ambiguo. Ovviamo il pubblico nell'ascoltare il racconto ai microfoni di Cattalan non ha potuto fare a meno di ridere anche in virtù della capacità di narrare i dettagli di una storia assurda. Ciò che è certo è che anche nelle disgrazie Fabio De Luigi non smentisce mai la sua vena sarcastica. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.